radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Radicales. Esa palabra la han satanizado, ¿no? Esto es un radical. Y la han asimilado como el loco. No, no, radical no es loco. Yo soy un radical. Radical, vamos a ser radicales. Radicales en nuestros principios, bien enraizados. De ahí viene la palabra, de la raíz, radical. Radicalmente revolucionario. Radicalmente humanista. Radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos. Cada día más radicales. Salve a tutti. Stiamo per intervistare il professore Davide Castelli, esimio naturalista, fine pensatore, acceso polemista e scettico impenitente. Lo intervistiamo in occasione della fondazione informale dell'Associazione dei Razionalisti Umanisti che lui stesso ha ideato. Adesso lo intervistiamo per sapere cosa bolle in pentola, per sapere cosa c'è di nuovo, per sapere qual è la direzione da seguire per migliorare la conoscenza e per fondare la vera società della conoscenza. Davide, prego, cosa hai in mano? Dunque, io terrei a far vedere al gentil pubblico questo libretto di Richard Stallman, Software Libero. Software Libero significa libertà di espressione. Significa intanto abolire il copyright e abolire la necessità di pagare per apprendere dei concetti che sono utili alla comunità. E poi farei vedere anche quest'altro libro, un libro vecchio degli anni 70, ma estremamente utile come promotore di coscienze, Erich Fromm, Avere o Essere. E perché no, quest'ultimo numero delle Scienze, è vero, perché la cultura scientifica è una cultura razionale che si basa sulla capacità dell'uomo di poter effettivamente derimere problemi in base al materialismo metodologico che esclude ogni materialismo filosofico come ogni idealismo filosofico. Bene. Certo, l'incipit è di grande impatto, però a questo punto ti chiedo di fare un passo indietro. Io intanto vorrei chiarire a chi ci segue sul web da dove nasce l'attuale assetto culturale di Davide Castelli. Chi è Davide Castelli in senso scientifico? Perché sei arrivato a questo punto, diciamo, nel mezzo del cammino di nostra vita, perché sei arrivato alla risoluzione di metterti in gioco in prima persona, di creare un'aggregazione? Ce n'è veramente bisogno? Beh, io ti rispondo con grande piacere. Penso che ce ne sia bisogno nella realtà locale come nella realtà nazionale, perché no, nella realtà internazionale, in quanto a parole è, diciamo, una certa elite, ma non un'elite economica, un'elite, chiamiamola, culturale. Parlando di cultura, io non parlo di cultura accademica, ma parlo di conoscenza umana, di conoscenza dell'animo umano e di rispetto delle leggi della natura. In base a tutto questo, io ritengo opportuno che la gente possa cominciare a pensare. E allora ho riflettuto e ho stilato modestamente questo manifesto dei bright e degli umanisti radicali. Il titolo è estremamente riduttivo. Comunque voglio spiegare cosa si intende per bright e cosa si intende per umanisti radicali. I bright sono tutti coloro che seguono la concezione naturalistica dell'esistenza, cioè tutti coloro che sostengono che le uniche vere leggi imprescindibili e a cui bisogna volere, onolere, ubbidire sono le leggi di madre natura, e si rifanno proprio a queste leggi. E da non confondere con i naturisti, che sono tutt'altra cosa. E
umanisti radicali sono coloro che vedono l'ideale dell'uomo al di sopra di tutti gli altri ideali, cioè l'uomo è il destinatario di tutti i messaggi culturali, è il destinatario di tutte le attenzioni, l'uomo deve avere tutte le attenzioni dalla culla alla bara. Non per parafrasare una famosa frase della socialdemocrazia nordeuropea, ma perché questo è proprio nella natura umana. Gli umanisti radicali sono coloro i quali mettono il denaro al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio del denaro. Fino a quando l'uomo sarà al servizio del denaro, l'umanesimo andrà a farsi friggere. Poi io poco fa avevo fatto vedere questo libro di Stallman del software libero, un altro concetto fondamentale. Tutti abbiamo diritto all'informazione, sia coloro che hanno i soldi per permettersela, sia coloro che i soldi non ce l'hanno. È vero, quindi software libero. Poi abbiamo i bioregionalisti gaiani, i biofili gaiani e i bioregionalisti. Chi sono i biofili gaiani? I biofili gaiani stanno al di sopra degli umanisti radicali, sono un passo avanti. Cioè per i biofili il valore supremo non è l'uomo, ma è la vita, nella sua interezza della biodiversità. A questo proposito voglio citare un famoso confronto che si tenne molti anni fa tra un grande rappresentante dell'ecologia mondiale e Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta sosteneva che se ne fregava altamente dell'ambiente, a lei interessavano i bambini che morivano di fame. Invece James Lovelock, umanista radicale, biofilo gaiano, sosteneva non che se ne fregava dei bambini che muoiono di fame, ma se non vogliamo che i bambini muoiano di fame o continuino a morire di fame, bisogna che noi prendiamo in attenzione come primo scalino la vita nella sua interezza, la biodiversità, che è quella che ci offre tutti i servizi fondamentali per il funzionamento corretto degli ecosistemi. Concludo con un concetto secondo me fondamentale, il concetto della pseudodemocrazia. Non tutti si rendono conto che non viviamo in un sistema democratico, ma viviamo in realtà in un sistema cleptocratico, cioè in un governo di ladri. E che nel mondo, da quando si sono costituite le prime società, si è fatto il passo da gigante dall'egualitarismo, tutti gli uomini sono uguali in quanto tali, alla cleptocrazia, ovvero al grande trasferimento di soldi, di capitale, dalle classi più umili, dalle classi popolari, dal popolo lavoratore, alle elite, alle multinazionali del crimine, alle multinazionali economiche, al potere politico al servizio delle multinazionali, alla presa in giro sistematica del popolo attraverso la televisione, attraverso i media, attraverso il calcio, attraverso gli sport, attraverso l'alienazione di massa, che altro non sono se non, come il termine alienazione di massa dice giustamente, se non mezzi per impedire alla gente di pensare, è vero, e quindi poter permettere più facilmente lo svuotamento delle loro tasche a favore dei furbastri, cosa che a noi radicali umanisti, che a noi bright, non ci sta proprio bene. Ecco perché io mi sono presentato al pubblico col cappello di Emiliano Zapata, col sombrero di Pancioviglia, i quali erano semplicemente dei rivoluzionari. Io non sono un rivoluzionario, sono un povero pensionato, però sono un umanista e sono fiero di essere un radicale. Bene, ringraziamo Davide Castelli e rimandiamo alle prossime interviste. Spero che questa sia solo la prima di una lunga serie e speriamo di mantenere vivo sul web questo canale per poter accendere un dibattito che non sia un semplice monologo o un dialogo tra poveri illusi, che speriamo di gettare un seme che germogli, che diventi una rigogliosa pianta, anzi una foresta di gente che partecipi e che abbia semplicemente la voglia di dire la sua. Grazie a tutti e a presto.